Nuovo SOS da un genitore di un alunno disabile. Sì, praticamente dal 15 che è iniziata la scuola sostanzialmente non è partito e non partirà il servizio trasporto dei disabili, quindi significa che ci sono dei ragazzi nei paesi limitrofi che ancora un solo giorno di scuola, zero, niente da fare. Devo dire che quando ho lanciato l'appello per l'assistente igienico personale, devo dare atto al dottore Mancuso e alla dottoressa Trapani che si sono prodigati, hanno fatto l'impossibile per farlo partire, sono state di parola. Domani tutte le persone interessate a questo grande problema faremo un sit-in qui davanti alla prefettura, dove una delegazione andrà dal commissario per cercare di sollecitare in maniera sempre democratica, per come abbiamo fatto fino adesso, e in maniera decisamente civile, e cercare di far partire questo servizio e dare finalmente la possibilità a questi ragazzini di ritornare a scuola e quindi non negare a loro un diritto che è per loro sacrosanto. Cercate di partecipare, grazie. Tutti i genitori della provincia di Caltanissetta e di Caltanissetta, tutte le scuole, cercate di partecipare, il servizio non parte. Sapete quali sono i risvolti dei vostri problemi e dei nostri.